Che si attiva, siamo online. Buonasera a tutti i nostri fedeli ascoltatori e amici. Questo è il terzo incontro che parla, per non dimenticare, storia, memoria e filosofia. Ricordo a tutti quanti che abbiamo iniziato un viaggio sulle corde della memoria. Perché è importante ricordare. Ricordo ancora che questo incontro è organizzato dagli amici del libro e della biblioteca. Questa sera Simona Masciara con Nadia Crucitti ci spiegheranno come il potere della propaganda può piegare le menti e produrre i disastri che abbiamo finora già visti. Io adesso cedo la parola a Simona e ci condurrà in questo viaggio. A te la parola, Simona. Grazie a tutti, buonasera e benvenuti a questo nostro incontro per la terza serata. Con noi, appunto, come diceva Cosimo, abbiamo Nadia Crucitti, scrittrice, nata a Reggio Calabria, una docente, un'insegnante quindi, insignita di numerosi, riconoscimenti e autrice di numerosi libri, tra cui, ricordiamo appunto, Notti di Luna Bugiarda. E ricordiamo ancora il suo ultimo lavoro, L'imperfezione dell'angelo, ma quello che noi andremo ad analizzare, a prendere in considerazione questa sera, è un testo uscito nel 2010, Berlino 1940, La Convocazione. Questo romanzo si tratta innanzitutto di un romanzo storico, quindi eventi da lei descritti e realmente accaduti, che a sua volta per i personaggi, che lei va a raccontare, diventa addirittura anche, sotto cioè, alcuni appunti, un romanzo di carattere proprio perché lei riesce ad esprimere la personalità, gli indugi, le inquietudini, dei personaggi appunto del testo stesso. Come narratore, lei ha una focalizzazione completamente esterna, conosce praticamente, non parla mai in prima persona, ma fa parlare appunto i personaggi e addirittura vuole sottolineare appunto la sua capacità descrittiva dell'ambiente e appunto del carattere delle persone. Con noi questa sera abbiamo Giovanni Del Conti, un carissimo amico del comune di Bellinzago Novarese, che è stato uno dei direttori più importanti della biblioteca di Bellinzago Novarese e che ho coinvolto in questa serata. Grazie Giovanni per essere con noi e per la tua disponibilità. Nadia, ritorno subito a te. Io ho saputo, cioè tu hai scritto questo romanzo, questo Berlino 1940, calandoti proprio in un ambiente completamente diverso dall'excursus storico tradizionale. Cioè tu hai scelto questa situazione, questo mondo per curiosità, o per altro, e poi ho saputo anche che il tuo papà è stato insignito di un premio, di un riconoscimento perché è stato praticamente ad Auschwitz in campo di concentramento. Perché la scelta di questo scritto e di questo libro e quanto ha inciso l'episodio, i racconti di tuo papà sulla narrazione di questo testo. Grazie, Nadia. Buonasera a tutti. No, mio papà non è stato ad Auschwitz. Mio padre era un ufficiale italiano che l'8 settembre, con l'armistizio, mentre scendeva con gli sci, era in Liguria,
scendeva dalla collina, è stato bloccato dai tedeschi, è fatto prigioniero e portato ad Amersheim in Polonia, nel campo. Era il campo dove, adesso mi sfugge il nome del libro, c'era un disegnatore che ha disegnato tutti i prigionieri del lager, della sua baracca. Nel libro, nel saggio 600.000 italiani nel lager, c'è anche il nome di mio padre che è tornato dal campo. Lui era alto, adesso mio padre è morto molto anziano per fortuna. Lui è tornato dal campo che era alto 1,82, pesava 40 kg. Quindi ha sofferto moltissimo, ma si è rifiutato di appoggiare i tedeschi e per questo, insieme ad altri, è stato insignito della medaglia d'onore nel 2011. C'è stata la cerimonia col prefetto e l'hanno data ai reduci dei campi di concentramento che non avevano, appunto, avevano rifiutato di collaborare con i nazisti. In realtà mio padre non ha mai, quasi mai parlato in famiglia di questa sua esperienza terribile, perché credo che non ci riuscisse. Così come mia madre, che è toscana, ha sempre accennato raramente a quello che ha vissuto durante la guerra. Perché lei era di Carrara, mio nonno era un antifascista che veniva regolarmente picchiato dai fascisti e diceva semplicemente che erano successe delle atrocità, raccontava fatti sporadici e mio padre lo stesso. Solo che sentivo che c'era qualche cosa che loro non volevano dire e questo periodo mi interessava molto perché non riuscivo a capire. Non riuscivo a capire la violenza, la crudeltà del nazismo, del fascismo, non riuscivo a comprendere, quindi volevo approfondire. In quinta elementare poi ho avuto un'insegnante, la maestra Condò. Ero innamoratissima di lei perché sentivo che soffriva. Lei raccontava che i nazisti le avevano ucciso l'unico figlio che avesse. Poi parlando con Sandro Vitali, il professore Vitali dell'ANPI, mi diceva che Anna Condò era stata una staffetta partigiana. Anche questo ha contribuito perché non capivo da bambina decenne, non capivo perché questa mia insegnante aveva subito questo dolore grandissimo. E c'erano sempre questi tedeschi cattivi, cattivi, tanto da pensare. Mi veniva da pensare che fossero tutti tedeschi così. Ovviamente crescendo avevo capito che non era possibile e quindi ho approfondito questo argomento. Approfondendo questo argomento ho scoperto la storia di Jude Suess, la storia di Faith Arlan, di questo regista, di questo intellettuale che pur non essendo antisemita, come diceva il figlio Thomas, aveva affilato il coltello che era servito ad uccidere gli ebrei. E questo perché? Perché è costretto da Goebbels a girare il film. Mi ha incuriosito la storia e mi sono chiesta perché un intellettuale, un artista arriva a tanto. Ora io vi dirò subito che il mio giudizio su Arlan, in realtà, conoscendolo meglio, non è completamente negativo. Perché per capire un artista in quel periodo, sì che tutti se ne erano quasi andati, cioè la maggior parte dei registi, attori, intellettuali, scrittori, se ne erano andati, era rimasto tra i famosi solo Hans Fallada, l'autore di Adesso Pover'uomo, questo è un romanzo bellissimo, e Hans Fallada che cercava di stare lontano, si era isolato in una casa di campagna perché non voleva avere niente a che fare con i nazisti. Ma quelli che sono rimasti, che nel libro c'è la seconda moglie di Arlan, che lo accusa di essere rimasto perché anche lei voleva andare via, ma lui decide di no. Perché è un superficiale Arlan, è un vanesio, come quasi tutti gli artisti, è un narciso.
non si rende conto delle conseguenze della sua scelta. Siccome in realtà Harlan era un uomo in gamba, un regista bravissimo, e infatti il film, quando è stato presentato poi al Festival di Venezia del 1940, è stato giudicato da Antonioni, Michelangelo Antonioni, che a quel tempo non era un regista, ma era un ragazzo che scriveva per un giornale locale, il Corriere Padano, se non sbaglio, era incisivo e potente. E Antonioni lo sapeva che era un film di propaganda e dice, pur essendo un film di propaganda, è incisivo e potente, perché in effetti Harlan nel film attua le dissolvenze a cui noi oggi siamo abituati, ma in quel periodo è stato il primo a farle, e cioè passare da una scena a un'altra e con continuità. Vi faccio un esempio, quando lui butta le monete sulla scrivania del duca del Württemberg, queste monete cadendo si trasformano in ballerine seminude. Perché? Perché il duca di Württemberg aveva chiamato Harlan perché era un duca corrotto e aveva chiamato Harlan perché. Scusami se ti interrompo, perdonami, ma procediamo per tappe perché altrimenti non si riesce a seguire il filo logico del testo, anche perché cioè Sì, tu sei molti magari non l'hanno letto, sì. ecco, molti non l'hanno letto, ecco, tu sei un vulcano in esplosione Sì, perché quindi purtroppo conosco l'argomento e quindi non. esatto, Sì, sicuramente. allora Procediamo, questo è. perdonami, ecco, perdonami, ma procediamo per tappe. Sì. Questo film nasce da un libro proibito, cioè i famosi falò dei libri. I libri proibiti erano quelli di intellettuali di sinistra, pittori anche, musicisti, c'erano dischi sui falò dei libri anche, di quelli che suonavano jazz e swing, e cioè i libri proibiti. Questo libro era stato proibito proprio da Goebbels perché era di un autore ebreo, Leon Feuchtwanger. Quest'autore ebreo aveva scritto Sus l'ebreo, che è una storia vera del 1700, ambientata nel Württemberg. Ed è la storia di un ebreo che viene chiamato dal duca corrotto che governava appunto il Württemberg per risanargli le finanze. Sus risana queste finanze distruggendo praticamente il popolo, riducendolo alla miseria, tassa il vino, l'olio, il cibo, stampa fiorini falsi e ovviamente si attira l'odio di tutti. Quando il duca muore, lui viene processato ed è l'unico che viene processato. Gli altri componenti del governo, pur essendo corrotti come lui, non vengono processati. Alla fine, Sius muore impiccato. Perché è un film di propaganda? Perché Goebbels manipola questa storia. Non è la vera storia scritta da Feuchtwanger. Esatto. Perché Feuchtwanger è come? Esatto, e perché infatti, aspetta, infatti praticamente adesso il discorso si centra questo. Tu hai parlato, tu praticamente hai riportato alla luce la figura di Faith Harlan e ne hai spiegato ampiamente, largamente questa, la figura di questo attore che diviene poi, grazie a Goebbels, diventa famoso, un grandissimo regista, ben affermato, ma che passerà alla storia non soltanto per quello che lui ha fatto cinematograficamente, ma passerà alla storia proprio per aver prodotto questo Jude Sus, di cui ne esistevano due versioni, una del 34, che, dove appunto Josef Oppenheimer è raffigurato come eroe, quindi colui che si È sacrifica inglese, sì, c'è la tutti. versione Ecco, inglese. mentre invece con la versione di Harlan del 1940 diviene praticamente il simbolo dell'antisemitismo, non soltanto come figura. C'è da dire anche una cosa, che proprio quel testo,
descritto appunto da questo ebreo che viene gettato alle fiamme per volontà di Gobel praticamente, diviene poi in un secondo tempo diviene poi il testo da cui attingere appunto Jude Sus. La cosa che mi ha colpito nel tuo testo in Berlino 1940, la convocazione, è il fatto che Harlan diventa famoso, viene convocato appunto la convocazione, viene chiamato da Goebbels per produrre questo film. Con Goebbels lui, tra le altre cose, aveva instaurato un determinato tipo di rapporto molto intimo, anche perché gli teneva il comodo da trovarsi in casa sua con l'amante. Sì, E non solo, ma andavano anche con le famiglie al cinema, con i bambini, andavano con le famiglie al cinema, si incontravano, festeggiavano, pranzavano assieme, tutto quanto. Quindi Harlan era entrato in quel giro, era entrato nelle grazie, tra virgolette, appunto, di Goebbels. E Harlan si trova davanti, cioè si trova ad essere convocato da Goebbels e ad avere, gli viene messo in mano il copione già fatto, stampato, bello e fatto, dice: tu devi fare questo film con tanto di questo attore, questa attrice, eccetera, 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 eccetera. Quindi un'imposizione. Quindi qual è Harlan, che non era, come hai detto tu, non era un antisemita, anzi lui aveva addirittura sposato in prime nozze Dora, che era una... Dora Eh? Gerson, che morirà ad Auschwitz, Dora Gerson. Morirà, esatto. Aveva Ma sposato è in prime stata nozze... lei a lasciarlo? Non è stata, quando hanno divorziato, era lei è stata a A lasciare. lasciarlo. Sì. Poi aveva Non anche era molti antisemita amici. per Aveva anche niente. Sì. molti amici ebrei e lui non si è mai preoccupato se fossero ebrei o meno, erano amici, punto e basta. Adesso invece si trova a girare proprio questo film. Qual è l'atteggiamento di Harlan davanti a questa imposizione, Nadia? In un momento Aran non si rende conto di questo, del perché Goebbels gli chiede di girare questo film, perché è un film, come dicevamo, messo all'indice, veniva bruciato nei falò. Perché Furtwängler aveva scritto questo libro perché il finale riscattava, in base alla religione, Furtwängler sosteneva che la conversione religiosa riscatta l'uomo dai suoi peccati. E quindi Jude Sus, l'ebreo Sus, nel libro moriva invocando Dio, invocando l'Eterno e assumendosi la responsabilità dei suoi peccati. Nel libro, nella sceneggiatura che Goebbels dà ad Harlan, invece, il finale è completamente diverso, è stravolto. E cioè l'ebreo che invoca pietà, perché? Perché Goebbels vuole far risaltare il fatto che un autore ebreo è lo stesso autore ebreo a dire il mio popolo è corrotto, cosa appunto non vera, perché è lui che modifica il finale. Harlan in un primo tempo vuole rifiutare perché capisce l'inghippo, vuole rifiutare e presenta domanda di volontario al fronte. Perché? È volontario al fronte, è per questo che io in parte l'ho scuso Harlan. Andare volontario al fronte in quel periodo significava quasi certamente perdere la vita. E in più presenta un certificato medico dove questa sua terza moglie, hanno appena avuto un bambino e lei lo allattava. Un certificato medico dove c'è scritto che a causa appunto della fatica dell'allattamento non può sobbarcarsi le riprese del film Christina Saderbaum, che era una delle attrici più famose dell'epoca. Ma Goebbels strappa i certificati dicendo che sia Harlan sia la moglie sarebbero stati considerati dei disertori e quindi condannati alla fucilazione, nonostante l'amicizia che li legava. Harlan non aveva capito che di fronte, cioè che Goebbels era quello il suo scopo, ottenere
quello che voleva lui. Non esisteva né amicizia né rapporti, niente. Semplicemente la gente era obbligata, cosa che Arlan non aveva capito. Arlan, siccome era molto bravo, come dicevo poco fa, aveva ideato anche questa nuova tecnica cinematografica delle dissolvenze. Arlan era bravo e si sentiva bravo e quindi pensava di non dover sottoporsi a nessun giudizio e a nessun obbligo, cosa non vera. Io faccio sempre l'esempio dell''ndrangheta. Anche Perché se uno chiede a un boss mafioso un favore, poi è costretto a ricambiarlo quando gli viene richiesto di ripagare il favore fatto. E siamo allo stesso livello. Cioè Arlan non poteva più dire di no. Aveva voluto diventare famoso e questo ha pagato le conseguenze. Prego, dimmi, scusami, Simone. No, figurati, anche perché cioè, Arlan stesso è convinto che l'arte non abbia nulla a che fare con la La politica, politica. anzi, in un primo momento, proprio assistendo al rogo dei libri in piazza, Nella piazza. lui stesso dice che è soltanto una moda del momento, è soltanto una moda di passaggio ed è convinto soltanto di questo, mentre invece Elizabeth, la bibliotecaria, recita una bellissima frase di Heine, dicendo: chi brucia i libri, prima o poi brucerà anche le persone. Ma La questa frase. pratica dei roghi è una pratica antichissima. C'era il saggista Leo Lowenthal che diceva appunto che il primo rogo dei libri per distruggere un'altra cultura, un'altra popolazione, è avvenuto nel 220 a.C. in Cina. E cioè poi lo stesso Shakespeare, vabbè, ma poi abbiamo tutti i cristiani che devono, non solo distruggono i monumenti pagani, trasformano i templi in chiese, ma bruciano anche i libri, la cultura, della cultura greca, cercano di distruggere tutto, di fare piazza pulita, la Santa Inquisizione che bruciava persone e libri. Poi abbiamo Esatto. Shakespeare che nella tempesta fa dire allo schiavo Calibano che vuole uccidere il padrone Prospero, fa dire, cerca di chiamare questo Stefano perché compie il delitto, dice però toglili prima i libri, brucia i suoi, distruggi i suoi libri perché senza i libri non ha potere. Ma lo vediamo anche nel racconto di Ray Bradbury, Fahrenheit 521, la temperatura a cui si bruciano i libri. Perché c'è una società omologata, tutti davanti alla televisione, dico come siamo noi davanti ai social, oltre che alla televisione, e non, il libro, leggere il libro distruggerebbe questa società così ordinata e omologata, dove tutti sono intellettualmente schiavi. Quindi la pratica di bruciare libri è una pratica antichissima che i nazisti ripetono. Ripetono con molta, molta, molta scenografia, facendo molta scenografia. E Arlan è preso, ci sono le adunate naziste che sono bellissime da vedere. Ah, ma anche lo stesso rogo dei libri, il trailer che ti ho mandato, è di molto impatto ed è questo che cerca di fare Goebbels, cioè avvicinare le persone con questa teatralità, con questa grande, grandiosa scenografia. E Arlan è uno di quelli, essendo artista, tra l'altro di arte visiva, è uno che ama queste esplosioni, queste esplosioni politiche di Goebbels. Anche basti ricordare già il fatto stesso che Lutero disse che non vi è peggior nemico di un ebreo dopo Satana, ci sono gli ebrei, pertanto vanno distrutte sia le loro sinagoghe, le loro scuole e i loro testi. Ci ha raggiunto Gianluca Albanese. Buonasera Gianluca, socio Buonasera Bab. Direttore Simona, buonasera a tutti voi. della testata giornalistica L'Ente Locale, nonché socio, carissimo socio di Alb e comproprietario della libreria Mag, che divide con la sua compagna di vita,
e di lavoro Maria Antonella Gozzi, anche lei compagna di Alp. Gianluca, noi stiamo parlando di cinematografia. Noi sappiamo che dal 1933 al 1945 circa sono stati girati più di 1.000 film di propaganda nazionalsocialista. Da giornalista quale sei? Che impatto mediatico può avere il film, la cinematografia, il film sull'ideologia politica, come propaganda politica? Ma è evidente il peso che ebbe la cinematografia ai tempi in cui è ambientato il libro. Stiamo parlando di anni, di decenni in cui non c'era ancora la TV, quindi le famiglie si riunivano a vedere le famiglie. Diciamo, il cinema era un momento di grande aggregazione e i regimi avevano capito l'importanza di questo veicolo di propaganda, come era appunto il cinema. Quello che è narrato appunto evidenzia questa, come ci fosse una modalità di diffusione di quelli che erano i principi del regime attraverso la cinematografia. Diciamo, l'argomento sul quale mi vorrei brevemente soffermare questa sera è l'analogia, se vogliamo, il parallelismo tra il ricorso alla cinematografia di massa funzionale alla diffusione di determinati messaggi dall'alto e quanto sta avvenendo ai giorni nostri con i social network. Diceva bene Nadia, diceva bene l'autrice, citando Fahrenheit 451, che anticipa un po' quella che è la situazione attuale in cui la diffusione di messaggi, ma anche e soprattutto di fake news attraverso i social network, è funzionale a determinati regimi. Abbiamo visto come pare che ci fosse l'azione di società, di hacking dietro l'elezione di Donald Trump 4 anni fa. Abbiamo visto come esista ad arte la diffusione di notizie false per indirizzare l'opinione pubblica verso determinate forze politiche. In quest'ottica, il messaggio di fondo che dà il libro di Nadia, così come tutti i testi che trattano una determinata fase storica, diciamo la fase più triste del Novecento, è un messaggio, a mio modo di vedere, finalizzato a sottolineare, qualora ce ne fosse bisogno, l'importanza della memoria. Ora, non voglio fare discorsi di parte, però se diamo per assunto che l'antifascismo è alla base dei valori costituzionali, così come a mio modo di vedere deve essere, quanto accaduto un paio di giorni fa, non più tardi di un paio di giorni fa, dopo la diffusione sui social network, in particolar modo su Facebook, di un invito a chi fosse interessato a firmare una petizione che impedisca la propaganda nazifascista, una petizione promossa dall'ANPI, si è scatenato un dibattito piuttosto vivace, se, per usare un eufemismo, come se la memoria storica fosse una cosa così di parte, qualcosa da consegnare al passato, come se non ci fossero rigurgiti neofascisti, sovranisti, nazionalisti, soprattutto nell'est Europa, ma anche in questo villaggio globale che stiamo vivendo a casa nostra. E mi stupisce come si dia quasi per assunto, per scontato, che il rischio di ripetersi di determinate esperienze non ci sia più. A mio modo di vedere, non è così. Ben vengano dunque libri come quello di Nadia Crucitti che ci ricordano come
la diffusione della propaganda, l'apologia di determinati regimi si servano di quelli che sono gli strumenti più tecnologicamente avanzati e diffusi al proprio tempo di riferimento. All'epoca del regime nazista c'era sicuramente il cinema che aggregava, che diffondeva, veicolava i messaggi. Ora ci sono i social network. A mio modo di vedere cambiano i mezzi, cambiano le epoche, ma i pericoli sono sempre gli stessi. E quindi grazie a Nadia e grazie a chi, come Alb, sta proponendo questa serie di incontri per valorizzare la memoria storica affinché non si perda il significato di determinate, non voglio chiamarle ricorrenze perché sarebbe riduttivo, ma di determinati momenti di riflessione pubblica, collettiva, che bisogna continuare a fare e soprattutto trasmettere alle giovani generazioni. Ok, grazie Gianluca, grazie dell'intervento. Io sto leggendo qua un Ecco, commento. se qualcuno vuol rispondere a questa domanda. Ecco, Pierluigi Zanata, credo che sia da ipocriti prendere le distanze dal film dopo la conclusione del conflitto mondiale e la caduta del nazionalsocialismo. Chi affila il coltello per uccidere è complice dell'assassino. Posso Nadia, prego, rispondere? certo, e le domande sono rivolte a te, ovviamente. Sì. No, se c'è qualcuno che vuole parlare, rispondere. Allora, il problema di Arlan, perché io ho detto che mentre all'inizio l'ho giudicato malissimo, un venduto al potere e tutto, poi quando mi sono messa in contatto con la figlia di Arlan, Maria, che fa l'attrice a Berlino, adesso è molto anziana. E lei mi ha messo in contatto a sua volta con Frank Noack, che ha scritto la biografia di Arlan, il regista del diavolo. E io ormai il libro l'avevo terminato, e c'era solo questo regista del diavolo, già significa, è un giudizio negativo. Però mi ha detto una cosa che non sapevo. Mi ha detto che in quel periodo, e cioè siamo nel 1940, ancora non c'è stata la riunione nella Villa Minneux sul Wannsee, dove si stabiliscono le basi della Shoah, e cioè lo sterminio programmato. Ancora nel 1940 c'è anche la Jaguar, che è una. È la protagonista di un mio libro ancora inedito, che vive quasi libera a Berlino. E a Berlino Arlan esce ogni sera, va nei club, nei cabaret, d'assistere ai cabaret, va in questi locali notturni, figura piena a Berlino, va proprio con un amico ebreo che, me l'ha raccontato questo Noack, vestiva una pelliccia e sotto stava nudo. Ma nessuno li aveva mai fermati, era uno stravagante particolare, particolarissimo. E nessuno ha mai fermato questo ragazzo ebreo, così, poi anche come atti contro il pudore, contro la decenza, mai nessuno l'ha fermato e lui continuava ad uscire con questo amico ebreo. Quindi era difficile per Arlan rendersi conto della situazione a cui si stava andando incontro. Per questo il figlio Thomas, che non gli ha rivolto la parola per quasi 30 anni, alla fine si è riavvicinato e ha detto questa famosa frase che suo padre ha affilato il coltello, ma involontariamente, involontariamente, pur non essendo antisemita, perché lui aveva sposato Dora Gerson. E abbiamo detto che Dora Gerson se n'è andata lei perché Arlan aveva impeti di collera terribili, era un tipo che, e quindi lei non lo sopportava più. Arlan non era assolutamente antisemita, non si è reso conto, era un narciso e non si è reso conto anche perché le possibilità, le circostanze non glielo facevano sentire questo problema. Gli ebrei ricchi erano partiti,
La maggior parte degli ebrei poveri, i poveri cristi che erano là e che ancora nel 1940 sopravvivevano e poi erano lontani dal suo mondo. Quindi lui non se n'è reso conto. Così come, perdonatemi il paragone, perché mi ricordo che Capo Greco diceva non era il caso. Invece io dico che è sempre il caso. Così come noi non ci rendiamo conto delle situazioni terrificanti che ci sono nei Balcani con questi poveri cristi che stanno a piedi scalzi nella neve, che non hanno da mangiare, che stanno morendo. Non siamo indifferenti, almeno molti di noi non sono indifferenti, ma non c'è nemmeno modo di farlo. Non li vediamo ogni giorno, ci capita di sentirli al telegiornale. La stessa cosa Arlan, in quel periodo Arlan era fuori da non c'era ancora, la persecuzione era già scattata con le leggi Norimberghe e tutto, va bene. Però non aveva modo lui di rendersene molto conto, perché era un altro ambiente il suo, non era l'ambiente dei poveri cristi o altro. E poi ripeto, c'era questo suo amico ebreo che non veniva né fermato né niente, uscivano ogni sera a divertirsi. Secondo me non aveva contezza del vissuto di quel periodo. Quando poi l'ha avuta, ormai era incastrato, perché se no non faceva domanda per partire volontario con la Wehrmacht al fronte. Quella era la scelta, aveva deciso di rischiare la vita, perché andare al fronte significava al 98% morire. E però lui l'aveva fatto. Quello che non si spiega cioè io me lo spiego con la scelta dell'artista. Quello che non si spiega è la scena che ha ideato lui del film, perché prima non c'era, nel libro è inesistente, l'ha inventata lui ed è proprio la scena clou del film, quella che spingeva gli spettatori alla caccia all'ebreo alla fine del film, e cioè lo stupro di Dorotea. Questo non si capisce, anche Noach gli ho detto, ma perché l'ha fatto? Mi ha detto, non siamo mai riusciti a capirlo, nemmeno lui sapeva di. Allora io lo giust... no, lo giustifico, tra virgolette, con il fatto che c'era il poeta Miusci, scusatemi, ma è pure ungherese, non lo so pronunciare, Miusci, che sosteneva. È stato Nobel della poesia lui. Sosteneva che quando un poeta scrive versi su un bambino morto, sulla morte di un bambino, piange e si commuove, ma si commuove non per la morte del bambino, per i versi che ha scritto lui. Cioè l'artista è un narciso e questo era Arlan. Lui ha pensato che la scena dello stupro di Dorotea sarebbe stata bellissima, sarebbe stata incisiva, infatti Antonioni poi l'ha anche detto, e l'ha girata e l'ha ideata lui. È una scena molto brutta, c'è Sousse, l'ebreo che quando è a capo del governo del duca, si invaghisce di questa ragazza che è fidanzata con un musicista. Allora, pur di averla, Sousse fa torturare il fidanzato e tiene le finestre aperte davanti alla prigione, cioè questa scena, per far sentire le urla alla ragazza di questo fidanzato torturato. Quindi la ragazza, pur di far smettere la tortura, cede e viene stuprata da Sousse. E poi si suicida, ovviamente, la ragazza si suicida e il popolo insorge La contro. porta in braccio davanti poi In realtà nel libro non c'è questa scena perché Sousse era bello, intelligente, colto e aveva potere e tutte le donne erano ai suoi piedi e lui aveva tantissime relazioni con non ebree, con ariane. E quando i suoi torturatori nel libro gli chiedono di fare i nomi di queste donne, lui rifiuta di farli perché è un gentiluomo, ma ne aveva avute tante. E lui, ecco, qui invece Arlan, per rendere più incisivo il film, c'è questa scena terribile dello stupro, per cui l'ebreo era corrotto e stupratore. E non si sa bene bene perché non si sa bene perché l'ha fatta. Poi, la sera della prima con Goebbels in prima fila, visione privata,
lui si ubriaca perché non riesce a sopportare quello che ha fatto lui stesso. Quindi io lo giustifico nel senso che non si è reso conto delle conseguenze, non si è reso conto fin dove stava arrivando e a che cosa avrebbe portato questo film che lui poi alla fine finisce per amare, per renderlo appunto potente. Sì, ma c'è anche da dire questo, che però poi lui passerà dopo il processo che lui subirà ad Amburgo e sarà assolto anche perché lui verrà processato. Lui Allora poi vengono dice assolti scusa, tutti. tu ecco perché è praticamente Ma per delitti contro l'umanità, praticamente vengono assolti. Perché tutti praticamente, cioè, già il fatto stesso di aver avuto aver fatto questa richiesta per andare al fronte e questo certificato medico fatto per la moglie hanno contribuito alla sua assoluzione praticamente. E così comunque in quel questa. periodo, scusami, ma venivano assolti quasi tutti. Ora, è vero che loro erano stati costretti, attori, sceneggiatori, registi, a girare determinati film, ma vengono il figlio di Harlan, Thomas, dalla caccia ai nazisti e ne fa arrestare 2000. Ora, Thomas chi era? Era un privato, non era nessuno. Ma perché dopo la guerra? È la stessa cosa che successe in Italia. Dopo la guerra, i fascisti. Quelli che erano stati fascisti sotto il fascismo diventano dirigenti, diventano, acquisiscono potere nelle varie dirigenze dei posti dirigenziali della società. È la stessa cosa. In Germania è successa anche la Arendt, te lo dice, ma quasi nessuno è stato, escluso il processo di Norimberga, dove i capi vengono, ma tutti gli altri che erano decine e decine e decine di migliaia ritornano nei loro ranghi, oppure acquisiscono anche altri poteri. Ma È stata una cosa. è pur vero che uno dovrebbe dire tutto sommato chi è senza peccato scagli la prima pietra, voglio dire, no? Sì, È pur vero che quelli uno sono dovrebbe. morti poi, poveretti, come i fratelli Esatto, gli intellettuali, ma che bisogna anche dire che in Italia tutto sommato non abbiamo avuto un processo vero e proprio come il processo di Norimberga. In Italia No, non è no, per esistito niente, questo, per niente. assolutamente. Quindi così diciamo che Harlan soffrirà poi, cioè lui finirà con il venire a vivere in Italia dove morirà a Capri nel Capri, sì. 1974 con l'ultima delle sue tre mogli, praticamente Sì, la con Bettina, Soderbaum, la lei che aveva Soderbaum. il certificato medico era. Esatto, sì, perché poi dopo lui dice per l'allattamento, però in realtà era perché l'aveva fatta per avere la realtà della scena, l'aveva fatta nuotare mezza nuda in una piscina ghiacciata Dalla per riprendere la polizia. polmonite, Questo sì. è il malo di Quindi era polmonite. una scusa il certificato, certo. Il certificato Comunque era una seconda c'era scusa. la paura anche perché durante le riprese del film, ma non di questo solo, di tutti i film, andavano le famose misurazioni del cranio, delle cose, andavano durante le riprese, bloccavano i film per vedere se le comparse, attori rispondevano. Lombrosianamente parlando, ai canoni ariani. Quindi c'era un clima di paura terribile a un certo punto. Io vedo qua un commento di Tonino De Giorgio. Non credo si possa giustificare nessun caso chi ha partecipato alle barbarie. Forse per non ricadere negli errori orrori, dovremmo pensare che ancora oggi ci sono apparati ideologici e nostro obbligo e morale, culturale, e contrastarli. Ma questo è ovvio, solo il problema è che noi sappiamo queste cose adesso, dopo la fine della guerra l'abbiamo saputo. In Germania non è che si sapesse tutto, era tutto controllato. Quindi anche persino, vi sto dicendo questa protagonista di cui racconto la storia vera io. Non era certa di quello che stava succedendo. Si sapeva che gli ebrei venivano spostati verso est,
Ma non so se avete visto il documentario Hitler regala una città agli ebrei. Nel momento in cui i tedeschi morivano di fame, andava questo documentario, che era un altro documentario di propaganda, in cui si vedeva questo bellissimo paesino con tutte le, i bambini che giocavano, i viventi lì, non mi viene la parola, aiutatemi. I residenti lì che Presidente. assistono ai concerti, che suonano, che fanno teatro, perché c'erano anche attori teatrali importanti imprigionati. Quindi la visione che si aveva in quel periodo era di Hitler che, mentre tutti morivano di fame, soffrivano i bombardamenti, c'erano questi ebrei che vivevano in una di queste cittadelle tutte organizzate benissimo. E poi, dopo la guerra, si è saputo che era un falso e che tutti i residenti di questa, la città regalata da Hitler, sono tutti morti ad Auschwitz. Ma sul momento non si sapevano queste cose, quindi con l'occhio del dopo, noi certo col senno di poi possiamo dire no, è tutto. Ora lo possiamo dire, stiamo più attenti. Ma allora io non è che sto giustificando Arlan, dico che era un narciso, un superficiale, un vanesio, che però non si rendeva conto delle reali condizioni del momento, e tantissimi non se ne rendevano conto, assolutamente. Io avevo, Francesco, gentilmente, se mi ritrovi la. No, Simona, mi sembra che abbia risposto per questo più o meno l'ultimo intervento di Nadia, più o meno affrontava la questione. Se vuoi non la ripeto, però No, vorrei. mi dovresti ritrovare gentilmente, ecco qua. Sì, questo di Ludovica Denava. Ma più o meno ha risposto, vabbè. Più o meno ha risposto, cioè Ludovica Denava, Sì, più o meno ha risposto. una scrittrice di Roma. Insomma, il protagonista di questa storia viveva uno scollamento, una distanza dalla realtà. Mi viene un'analogia: lui era in una bolla, ubriaco, forse perché ricco narcisista, chiuso in un mondo finto, tutto suo, un po' come Vabbè, molti quello. politici distanti dalla realtà dei cittadini, nella loro bolla, ubriachi di potere, dimentichi del fatto che la politica dovrebbe essere partecipazione stretta alla vita dei cittadini e per un servizio per loro. A questo punto io do la parola Aspetta, aspetta un secondo, do mi la sembra. parola. Questo che dice Ludovica mi fa venire in mente Maria Antonietta, quando dice il popolo ha fame, non ha da mangiare, non ha Mangi da nella tua stanza. fare. Ma non è che chi è, non si rende conto della realtà che stiamo vivendo, che sta vivendo in quel momento, se è preso da altre cose. Purtroppo è inutile prenderci in giro. Mica tutti siamo tutti buoni, tutti che pensiamo a fare del bene, e ripeto, questa situazione dei Balcani terrificante non mi fa dormire la notte. Che posso fare? Posso mandare soldi a Medici Senza Frontiere, a Save the Children, però che cosa facciamo di fattivo noi? Che co niente, non stiamo facendo niente. Bisognerebbe, non lo so, scendere in piazza, non lo so, non è possibile che si arrivi a situazioni così disumane. Noi siamo qui, non siamo indifferenti, però non facciamo niente di concreto. Per questo dico che Darla non si poteva pretendere un atteggiamento, perché non se ne rendeva conto. Semplicemente questo. A questo Scusa, punto. scusa se intervengo io. Sì. Se Nadia dà questa risposta a Elmira, poi facciamo intervenire Giovanni. Scusate se intervengo io. Allora, vorrei un parere della scrittrice sulla considerazione che gli ebrei stessi non si rendevano conto del rischio che correvano. Perché successe questo? Io me lo spiego. Ora ho appena finito di leggere Il bambino acrobata. È un libro sugli zingari che anche loro hanno il giorno della memoria, loro hanno il Porraimos, il grande divoramento, e la loro data è il 2 agosto, perché ad Auschwitz il 2 agosto 3.000 famiglie, 3.000 persone, cioè famiglie, uomini, donne, bambini, vecchi e neonati, furono sterminati, perché tutto
tutto era organizzato per sterminare o gli oppositori o la gente considerata inferiore. E non se ne potevano rendere conto perché gli ebrei, la classe, per esempio la borghesia, era gente come noi. È come se io adesso improvvisamente mi vengono in casa, mi arrestano, non riesco a capire nemmeno il motivo. Poi c'era la non reazione degli ebrei, perché? Perché c'era questo senso di famiglia molto forte e non volevano abbandonare i genitori, i nonni. Gli zii anziani, i giovani potevano fuggire, l'ha fatto solo qualcuno, in genere restavano uniti perché non potevano mai rendersi conto di quest'odio terribile che avrebbe portato allo sterminio, perché poi lo sterminio appunto è successo nel 42. Chi poteva fuggiva, aspettando tempi migliori, è fuggito anche Einstein, no? Certo, Quel periodo, poi ma tutti non i solo registi lui, che non volevano, anche ma non Greta solo lui. Garbo. Voleva che Goebbels la voleva, lei è fuggita, non voleva niente, avere niente a che fare. Harlan era un attore, non era ancora importante, non era andando via, lui lo sapeva, chi è che l'avrebbe calcolato? Nessuno. No, scusatemi, mi sono distratta ora con Harlan, ma stavo dicendo questa cosa. Quindi in realtà gli ebrei non si rendono conto perché non avevano fatto niente di strano. Erano professori, erano studenti, erano, vabbè, c'erano anche poi gli operai, i poveri cristi, quelli che sono rimasti senza poter possibilità di scappare. Quindi non si potevano rendere conto del perché. Così come gli zingari, in questo libro che ho letto. E diceva, c'era il protagonista che diceva proprio questo: mio padre non ha reagito perché intanto aveva la famiglia con 8 figli. Poi lui era un giostraio, cioè portava il divertimento nelle piazze, il cinematografo, aveva questo piccolo circo dove erano tra l'altro bene accolti in Francia, stiamo parlando, perché poi non è che sono stati solo i tedeschi i cattivi. A prescindere dai fascisti italiani, in Germania i gendarmi francesi sono stati violentissimi con gli ebrei, quando li rastrellavano, picchiavano tutti. Allora, che cosa succede? Che questo, dice, mio padre non ha reagito perché non si rendeva conto del perché. Dice, non ho ucciso, aveva scritto anche al prefetto, non ho mai ucciso nessuno, non ho mai rubato, sono francese, sono reduce della prima guerra mondiale, sottoposto all'inalazione dei gas, perché usavano e quindi con i polmoni quasi rovinati, dice, perché mi arrestano? Non se ne rendeva conto, quindi nemmeno loro sono fuggiti. Quindi, Non Giovanni, potevano rendere conto, capire questa, a cosa questo andare conto. quando l'incontro. Giovanni, noi siamo del Piemonte, della zona dove la guerra si è sentita, dove i partigiani, i fascisti e i tedeschi ti bussavano quando uno, quando l'altro e quando l'altro alla porta di casa. Certo, io e te non eravamo ancora nati, però i nostri genitori, i nostri nonni ci hanno raccontato molti episodi di questa nostra zona del Lago Maggiore. A te la parola, Giovanni. Ma innanzitutto io vorrei fare i complimenti a Nadia perché, come ho letto qualche commento che è apparso durante la sua illustrazione, si legge una grande passione, poi una grande chiarezza, come qualcuno ha sottolineato, e sono contento di aver partecipato questa sera a questo appuntamento della vostra associazione, alla quale faccio i complimenti perché, oltre all'interessante argomento, stanno emergendo tanti aspetti veramente importanti. Mi collego, voglio nel mio intervento, scusami Simona se esco un attimo da quello che tu mi hai proposto, perché mi collego al commento che abbiamo letto prima relativo alla politica. Io da ex sindaco è chiaro che faccia un legante a quella frase e a quanto ha detto l'amico Gianluca, se posso chiamarla così, per l'intervento di prima sui social. Allora, Con innanzitutto, grande piacere.
Grazie. Innanzitutto ritengo che sia importante sottolineare uno dei passaggi che Nadia sta continuamente ripetendo, cioè la falsità e l'aver raccontato qualcosa che non corrispondeva alla realtà. E questo, secondo me, è importantissimo legato a quanto ha detto la signora di prima, mi pare quella signora Nava di Roma, se non sbaglio, che tu hai letto, Simona. È una scrittrice, anche lei è È una una docente scrittrice. universitaria e scrittrice, sì. Ecco, che ringrazio per la sua citazione. La politica deve tornare al servizio dei cittadini, ma deve tornare perché deve tornare a parlare ai cittadini. Deve tornare ad essere con informazione trasparente. Un'informazione trasparente si intende, ecco perché mi collego all'amico Gianluca. Il pericolo maggiore che i social hanno portato in quel periodo qua è quello che nulla è probabile e tutto è probabile. Cioè tutto quello che viene detto viene preso per assodato e automaticamente viene anche eliminato. Però è talmente enorme il materiale che viene pubblicato che non si ha neanche il tempo di andarlo a verificare. E quando però si fa comunicazione, si fa rappresentazione, si vanno a dare dei messaggi, messaggi che restano. E io penso che la politica sia una delle forme più importanti di democrazia, che debba dare informazioni certe. La gente ha bisogno di cose chiare. I cittadini sono tutte brava gente, è gente semplice, è gente che ha bisogno di conoscere la verità. Mai come in questi anni, ringrazio anche il presidente Cosimo, se non sbaglio, ho capito, che all'inizio ha detto che è importante ricordare, no? Quello che voi state facendo, questo lavoro qui, secondo me, è un lavoro enorme, perché deve servire per i nostri giovani. I giovani che oggi a volte non prendono più in mano un libro, perché col telefono arrivano ovunque, sono bravissimi, hanno una capacità e una adattabilità alla tecnologia eccezionale, però non si può dimenticare quello che è accaduto. E come diceva Simona, noi ce lo siamo sentiti per età anagrafica solo raccontare, però c'è gente che ha perso la vita a 17 anni, che ha perso la vita a 16 anni per difendere il tricolore, per difendere dei valori. Oggi noi dobbiamo portare avanti i valori e per portare avanti i valori bisogna fare un'informazione trasparente, chiara, ed ecco perché ringrazio la scrittrice Nava che ha voluto sottolineare che anche la politica deve tornare a viaggiare per quello che il cittadino deve capire, deve sapere, deve arrivare. Ed è importante che il messaggio che noi diamo sia il più possibile semplice e diretto. Vedete, io quando nella mia amministrazione, che Simone ha avuto il piacere, io ho avuto il piacere di conoscere Simone in quell'occasione. E Simona ha avuto il piacere di partecipare ad un evento che noi abbiamo organizzato, che è la prima settimana della cultura, che io non finirò mai di ringraziare, al di là dei miei collaboratori dell'amministrazione, anche le mie collaboratrici dirette proprio in comune, quindi l'addetta alla bibliotecaria e la responsabile del servizio, con la quale abbiamo organizzato la prima settimana della cultura, inaugurata dall'allora ministro Bonisoli, dove abbiamo fatto vedere che la cultura è 360 gradi. E anche in questo caso il fatto di andare a discutere di un argomento come questo e discuterlo non solitamente sempre con un solito messaggio che viene dato da manifesti o da slogan, ma con tutte queste possibilità permette di portarci ad approfondire aspetti che ci collegano alla vita odierna. Ecco perché ringrazio la signora Nava per quel passaggio. Dobbiamo riportare tutto sempre alla realtà, non viverlo come una cosa passata. E grazie a Nadia che veramente ci ha introdotto, guidato molto bene. Io non conoscevo, grazie per il suo testo. Grazie a tutti. Grazie, grazie a te Giovanni per la tua disponibilità e grazie per la bella sorpresa che mi hai fatto questa sera perché non pensavo mai e poi mai riuscire a coinvolgerti così all'improvviso nelle nostre attività. Bene, se c'è qualche altra domanda. Presidente. Bene, allora possiamo chiudere.
tirare le conclusioni. Una che mi sento di tirare è questa: discutere per capire non basta ricordare, bisogna anche capire. Se ricordiamo e capiamo, forse qualche probabilità di scansarci brutte sorprese l'avremo. Ci siamo andati vicini ultimamente, ci stiamo ancora vicini, quindi voglio dire, attenzione, non sono fatti che possiamo dimenticare alla leggera, ed è un fatto. L'altra cosa che mi va di sottolineare è che obbedire ad un ordine non ci assolve. Sì, siamo tutti esseri umani e chiaramente diciamo l'errore è con noi quotidianamente. Ma come sta con noi l'errore, deve stare anche con noi il senso di umanità, il senso di compassione, la vicinanza alle persone, guardare e gli altri rispecchiando noi stessi nell'altro. Non sono parole mie, però mi piace ripeterlo. E questo, secondo me, diciamo, ci mette al riparo da cattive sorprese future. Questo vedere nell'altro me mi aiuta tanto e aiuta tutti a non poi ricordare qualche azione terrificante. Quindi tutti quanti quotidianamente è un esercizio che dovremmo fare. Settimana prossima noi continueremo allargando un po' il respiro. L'umanità negata dalle leggi razziali, dai totalitarismi, un percorso breve attraverso la storia della filosofia. Ecco, è ancora un modo questo per ragionare, per cercare di capire di più. Di sicuro non ne verremo a capo, però il quadro ci può diventare più chiaro. Io ringrazio tutte le persone che questa sera sono intervenute, ringrazio l'Associazione Amici del Libro e della Biblioteca, di cui mi onoro di essere il presidente, perché ci dà questa possibilità di discutere e di approfondire, e vi rimando al giorno 10 febbraio con Pasquale Muià, che incontrerà Annabella Dacri. Grazie a tutti e buonasera. Io ringrazio Nadia, ringrazio Giovanni, ringrazio Gianluca. Grazie a tutti gli amici che stanno seguendo anche. Buonasera, grazie a voi. Buonasera. È stato per me un piacere. Buonasera. Anche per me, buonasera. Ciao Simone, buonasera.